Cornigliano, bisogna ricordare che esiste un accordo di programma, esiste la tutela della salute dei cittadini, esiste una riqualificazione, un accordo di programma che è firmato da 6 ministeri, che oggi non è stato ribadito e si ci dimentichi, quindi non è un organo, come ha detto Bertorello, semplicemente di Società per Cornigliano, Regione Liguria, no, ci sono anche i sindacati e ci sono i ministeri, quindi per modificare un accordo di programma va portato fino in fondo e non si crea un problema per trovare la soluzione, si cerca la soluzione a un problema ed è lì la differenza. Qua stiamo decidendo di portare un autoparco in una zona che doveva essere riqualificato e diventare un parco urbano, dove in realtà ad oggi ci troviamo in una situazione che va contro ogni regola e ogni accordo che è stato stabilito. Io di quell'accordo di programma ci sono cresciuto, perché io sono entrato in fabbrica nel 99, quando è nato l'accordo di programma, e ci sono ancora oggi e sono un RSU, quindi sono un rappresentante sindacale all'interno di quell'azienda. Quindi per parlare di questioni di tutela dei posti di lavoro, quella tutela dei posti di lavoro doveva essere fatta fin dall'inizio. In quella fabbrica eravamo 2700, ad oggi siamo 1000 persone, quindi già da lì si è partiti con un errore di base, e l'errore è la difesa di quell'accordo, che era una riambientalizzazione da parte di una fabbrica che inquinava, e che quindi quel sia da parte per i cittadini e sia per i lavoratori, quindi un compromesso, e quel compromesso ha dei patti chiari all'interno di quell'accordo: la tutela dei lavoratori e la tutela dei cittadini in quella delegazione. Quindi ad oggi invece ci troviamo questa situazione, per quali interessi? Questo dobbiamo capire, quali sono i veri interessi che portano quell'autoparco a collocarsi in aree che non sono addette, perché lì sappiamo benissimo che era una zona esondabile, che quella zona che viene detta zona destra del lato del Polcevera andava messa in sicurezza, e come tale ci sono già stanziati i fondi e quindi è già 2 anni che potevano essere messi in sicurezza. E l'altra domanda è: se c'è l'autoparco, il cantiere della messa in sicurezza dello stesso lato destro del Polcevera, dove sarà collocato? E quindi a Cornigliano collocheremo il DAC, di nuovo promessa mancata da parte del sindaco per ridistribuire la parte dei fanghi sia da Levante che da Ponente. Ci ritroveremo un autoparco per 12 mesi più 12 con 3 alternative che ad oggi sono inesistenti, perché l'area ex Colisa non è strutturata in questo momento, perché non ha un'uscita autostradale. Ci mettiamo d'accordo con le autostrade? Bene, fateci vedere le carte. Avete già un progetto? È già approvato? No. Quindi il problema sussiste. A Multedo andate a spiegarglielo voi, dopo la promessa dei famosi 7 milioni che dovevate dare e non avete dato nulla. Ad oggi c'è un semaforo forse all'uscita di quel casello provvisorio, come è stato già indicato dal 1960, come potrebbe essere un autoparco o come Scarpino. O ad esempio l'area ex Silva, di nuovo, accordo di programma, lo siete andati a leggere questo accordo di programma? Io da sindacato sono dovuto andarci 10 volte a Roma a trattare questo accordo di programma. Mi sono dovuto trovare di fronte anche Bernini in passato, quando era vicepresidente, per la questione dei lavori di pubblica utilità e per non levare risorse ai cittadini e per trovare le soluzioni tramite lo Stato per coprire quei soldi e per fare in modo tale che l'accordo di programma potesse essere non intaccato, ma mantenuto nella sua interità e stabilità tra ambiente, cittadini e lavoratori, quello che deve continuare ad essere. Quindi non si può dire parole, ma fare fatti, perché se il sindaco dice noi buttiamo giù la centrale termoelettrica e poi ci boccia un ODG dove noi chiediamo uno studio epidemiologico su quell'area e sulla difesa della salute dei lavoratori e dei cittadini, ma di cosa parliamo? Cosa ha fatto la regione e il comune in 5 anni e in 3 anni per la centrale termoelettrica ex Silva? Cosa ha fatto? Nulla, ve lo dico io, nulla. E noi l'abbiamo portata in quest'aula, abbiamo portato interrogazioni, abbiamo portato ODG, niente.
non è avvenuto nulla, però ieri, per dire che l'autoparco va bene, a questo punto la centrale termoelettrica potrebbe essere abbattuta. Con che mezzi? Quali? Ora passiamo invece alla parte dei numeri e della salute pubblica. Qui abbiamo uno studio del dottor Valerio Gennaro che gentilmente ci ha fornito sul rapporto standardizzato di mortalità, e questo studio determina chiaramente che Cornigliano è nella zona rossa già ad oggi, senza avere un autoparco di 220 mezzi, e ad oggi che il DAC ancora non è in funzione. Sappiamo benissimo che questa mortalità sul tasso, che è l'SMR, ha una rilevanza del 30% di mortalità in 10 anni. Cosa significa? Significa che Taranto, che tante volte viene nominata per l'Ilva di Taranto, per l'Eni di Taranto, per le questioni di Taranto, ha un 10% di mortalità. Bene, Cornigliano è tre volte tanto la mortalità di Taranto. D'accordo? E su questi dati bisognerebbe ragionare. Abbiamo 51 vittime all'anno nella delegazione di Cornigliano, e ad oggi, posso dargli una riqualificazione, gli vogliamo mettere un autoparco. Su questi dati, che potete trovare tranquillamente sul web e sull'associazione del dottor Valerio Gennaro, abbiamo anche questo grafico che presenta tranquillamente la parte della mortalità degli uomini e delle donne in rilevanza a quella che è la linea della mortalità delle persone a Genova, e come potete vedere tranquillamente sia gli uomini che le donne a Cornigliano muoiono più spesso, e non è certo mettendo degli autoparchi o mettendo di nuovo delle servitù industriali che abbassiamo questo tipo di incidenza della mortalità. Sappiamo benissimo oltretutto che il secondo fattore di inquinamento della città è proprio il traffico, dopo la parte delle navi e degli scarichi navali. Quindi la domanda è: cosa vogliamo fare realmente? Vogliamo passare davanti a ogni regola e quindi decidere che l'accordo di programma oggi può essere modificato a favore di interessi privati? Bene, doveva essere fatto prima al tavolo, messo davanti a tutti gli organi competenti per trovare delle soluzioni in anticipo, per poi dire: bene, oggi abbiamo delle soluzioni, a Cornigliano ci saranno dei problemi iniziali, ma abbiamo una visione, la famosa vision del sindaco Bucci, che ancora dobbiamo capire qual è la vision, quella di risolvere il problema che crea lui, perché questo è un problema che è stato creato da questa amministrazione e non da quelle precedenti. Quelle precedenti possono aver sbagliato in altre funzioni. Questa è inutile trovare, dire gli altri non hanno fatto, allora noi facciamo peggio. No, cari, non è questa la soluzione. La soluzione è dare ai corniglianesi e a Cornigliano la loro beata riqualificazione urbana, e fare in modo tale che l'accordo di programma venga mantenuto, perché lì ci sono altri 1000 posti di lavoro che rischiano il proseguimento del loro mantenimento del reddito, me compreso, che difenderò da RSU, da consigliere comunale, da cittadino, per i corniglianesi, per Cornigliano, per i dipendenti, per i lavoratori. Questo è quello che avverrà, perché noi non permetteremo che voi portate avanti delle iniziative che a nostro parere vanno contro la tutela dell'ambiente, della salute e dell'accordo di programma.